programma dell'11 aprile sarà un alternarsi di celebrazioni liturgiche. La chiesa verrà aperta dalle ore 7 e rimarrà aperta ininterrottamente fino oltre le ore 21. E qui vediamo tutte le celebrazioni che si alterneranno, fra cui ci sarà alle ore 16 la messa presieduta dal Vicario Generale Don Marco Presciutti, che sarà dedicata e animata dai giovani, di cui molti parteciperanno alla GMG del Portogallo, e poi avremo alle 18 la messa solenne presieduta dal nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Armando Trasarti, con la partecipazione anche della Pandolfaccia. Insieme a questo programma liturgico abbiamo tutta una serie di attività all'interno del bosco che è intorno al santuario, animate dalla Pandolfaccia, con accampamenti, con giochi per ragazzi, anche verrà ripreso la pesca di beneficenza, quindi tutta una serie di attività correlative che potranno vedere la partecipazione di tutte le persone che verranno per onorare la Madonna del Ponte. Il martedì di Pasqua per la città di Fano è sempre stato l'evento della Madonna del Ponte Metauro. Ecco, da quest'anno, insieme a tutti i ragazzi della parrocchia, insieme al gruppo storico della Pandolfaccia, abbiamo deciso di portare dei momenti di aggregazione in Pineta, anche come lo era la volta, perché è un evento importante che merita di essere raccontato e merita di partecipazione. È sempre stato un luogo di grande aggregazione, di grande storia, racconta la storia di Carlo Malatesta e del suo pellegrinaggio verso la Madonna del Ponte Metauro, racconta dell'incoronazione di Giovanni Paolo II alla Madonna del Ponte Metauro, insomma un luogo di grande storia e aggregazione che merita di essere raccontato. Ecco, per questo stiamo cercando di raccontare meglio questo martedì con tante attività.